I medici amano i corridoi sopraelevati. Tutto ciò che passa in alto lo amano. Perché questo? Ma per varie ragioni. Una di queste è il fatto che indiscutibilmente sono più sicuri, non rischiano niente passando in mezzo alla gente. Esistono anche i sotterranei, i passaggi sotterranei, ma non li usano perché sono umidi, pieni di topi. Potete immaginare quanti topi ci fossero all'epoca, ci sono oggi, figuriamoci allora. E il più famoso di tutti è il corridoio Vasariano, che è un enorme corridoio che corre da Palazzo Vecchio fino a Palazzo Pitti. Esiste però un altro passaggio mediceo sopraelevato che pochi conoscono. Questo però è legato a una storia di solitudine, di malinconia e di tristezza. Si tratta infatti di un passaggio sopraelevato che fu creato, anzi una serie di passaggi sopraelevati che furono creati per Maria Maddalena de' Medici, che nacque da Ferdinando I, sfortunatamente cagionevole di salute e con una serie di gravi problemi. Infatti gli storici e i documenti dell'epoca ci dicono che era appunto mal composta nelle membra, oltretutto, cioè aveva dei problemi di deambulazione, aveva una serie di problemi, insomma era una persona portatrice di handicap, un handicappato. Ora non si sa bene per quale ragione, se perché non volevano che fosse vista, essendo della famiglia più importante ovviamente di Firenze, o per tenerla fuori dagli sguardi morbosi della gente. E questa fanciulla in pratica, circa all'età di 20 anni, venne chiusa in una villa appositamente realizzata, in un palazzo appositamente realizzato per lei. C'è un villino di Lorenzo il Magnifico che è nelle immediate vicinanze sia della Santissima Annunziata che all'Ospedale degli Innocenti. E questo villino di Lorenzo il Magnifico viene affidato a un architetto, l'architetto Parigi, il quale lo stravolgerà completamente, perché da un villino lo trasformerà in un vero e proprio palazzo. Non per nulla è il palazzo chiamato della Crocetta. Questo palazzo diverrà la prigione dorata, ma sempre se comunque prigione, per Maria Maddalena, che a 20 anni entrerà lì dentro e da lì non uscirà più finché non morirà. La caratteristica che aveva questo villino, appunto, era il fatto, questo palazzo ormai, era il fatto di permettere attraverso una serie di corridoi sopraelevati, permettere a Maria Maddalena di raggiungere sia la Santissima Annunziata attraverso quello che possiamo vedere, appunto, che è il corridoio sopraelevato su via Gino Capponi, sia un altro corridoio sopraelevato che passa su via della Colonna e permesse l'accesso appunto all'Ospedale degli Innocenti, nonché a quello che era appunto il convento della Crocetta e oltre a questo anche tutti quelli che erano le abitazioni della servitù. Dunque tutti questi passaggi appunto permettono in un modo o in un altro a Maria Maddalena di vivere, non voglio dire una vita normale, ma qualcosa del genere, qualcosa che si avvicini, almeno gli danno la possibilità di vedere persone o di assistere alle funzioni religiose appunto senza essere vista, fuori dagli sguardi indiscreti e morbosi anche la gente che comunque su questa malformazione della figlia del Granduca ci giocava molto comunque. E voi capite bene che per il ovviamente Ferdinando I era una cosa, non solo un dolore come padre, ma anche un dolore fra virgolette politico. Bene, oggi rimangono le testimonianze di questi passaggi sopraelevati, non sono più utilizzabili né utilizzati, tuttavia rimangono come testimonianza di un'architettura sicuramente molto interessante e molto originale.